Ciao a tutti gli amici di Ferrani.it, oggi parlo della sportiva Cyclone, un modello di scarpa da trail running che pesa 330 grammi con un'intersuola alta al tallone 28 mm e un differenziale tacco punta di 8 mm. Una scarpa che ha un comportamento molto solido, non è ammortizzante, in quel senso è molto reattiva, molto stabile. Anche qui sotto al tallone è proprio stato inserito un stabilizzatore per quanto riguarda tutta la parte mediale e sotto al tallone, mentre la parte anteriore, che è più fine, è abbastanza elastica da permettere un buon movimento della scarpa al momento della spinta. Una scarpa solida, reattiva, adatta ad un passo performante, anche ben spinto, su fondi, dicevamo, su fondi morbidi. La suola in composto Friction White è contraddistinta da questi tasselli abbastanza profondi, aggressivi, che ben si adattano all'uso sul fuori sentiero o comunque sul sentiero il cui fondo è friabile o soprattutto è fangoso. Una scarpa che potrebbe essere benissimo usata su percorsi da felcross o sugli alpeggi alpini, quando si disgela le nevi e il fondo è molto impastato e molto scivoloso. Una scarpa che quindi non ha bisogno di ammortizzazione, perché il fondo di per sé non è duro, e ha bisogno invece di grande stabilità, soprattutto non solo nell'intersuola, nel comportamento dell'intersuola, ma anche della calzata. Una calzata veramente fasciante che si sviluppa intorno al sistema Boafit, che è posto qui sulla parte laterale esterna, con le stringhe che non vanno a premere sul collo del piede quando si va a stringere, perché la funzione fasciante è espletata da queste appunto fascette che costituiscono il dynamic cage, che sono collegate a tutta questa placca di tessuto interno, che quindi viene ben tirata e va a sostenere molto molto bene il piede. E una volta veramente compressa, chiusa la stringa, va a far forza su questa parte interna, che è anche qui un'altra placca di tessuto che, come vedete, costituisce una gabbia in cui il piede sta completamente fisso e anche comodo, perché sì, è il sistema da tanta pressione, ma una pressione che, oltre a essere distribuita dall'ampiezza di queste fasce, è attutita anche da questo calzino interno fatto in tessuto, che abbiamo due strati di tessuto, anche discretamente imbottito, che va a proteggere il collo del piede, va a fasciare internamente il piede come fosse un calzino, con questa propaggine sulla caviglia che è praticamente una ghetta che si va a saldare sulla caviglia, e quindi protegge il piede dall'entrata di detriti o sporco vario. Non è facile entrarvi dentro, ma una volta entrati dentro, aiutati anche da questa piccola lembo di tessuto che aiuta l'apertura, ecco, questa scarpa si salda al piede con un contrafforte tallonare. Dimenticavo che è riempito da una conchiglia che, come vedete, è flessibile a seconda quindi il tiraggio del sistema di allacciatura, ma è anche dotato nel bordo, qui in questo bordo che potrebbe sembrare quanto rischioso segare la caviglia, no, è dotato di una imbottitura interna che va ad inghiarsi sul piede, quindi non dà alcun fastidio. Una scarpa quindi che punta tutto sulla stabilità, sul senso di sicurezza, ha una zona avampiede, come vedete, che ricorda molto quella della Cattiva, ben protetta, con un po' più di ampiezza per le dita, forse probabilmente anche la superficie d'appoggio mi sembra un po' più larga. Comunque sia, una scarpa per dare il massimo su certi tipi di fondo, e ben capace di supportare il passo anche muscolare bello spinto di atleti anche molto pesanti. Una scarpa che ha una sua bella struttura, quindi per atleti
in forma per atleti performanti su percorsi morbidi, su medie e anche lunghe distanze, sempre dipendentemente dalle capacità dell'atleta. La sportiva Cyclone.